Ed eccoci qua con il room tour della nostra camera in Inghilterra, a Londra. Allora, qua come potete vedere c'è il letto a due posti, bello grande, con due comodini laggiù. Purtroppo non ci sono le prese accanto. Qui c'è la vista da fuori, come potete vedere, abbastanza bella, siamo su una via. Poi qui il televisore, bello grande. E lì sotto c'è il frigo. Ah, ci hanno dato anche le riviste, che non leggerò mai, che non... Vabbè, il National Geographic potrei anche leggerlo, in effetti. Il resto, varie cose. E qui c'è il frigo, come potete vedere. Poi, qua invece è vuoto. Qui si trova, diciamo, la zona... Dice per esempio un termos per fare caffè o tè o quello che si vuole, tutte le varie prese che abbiamo già attaccato con una ciabatta italiana, una lampada e... Ah, e ci hanno dato anche un telefono che volendo si può usare qua in Inghilterra quanto si vuole con internet, chiamate e tutto, per poter anche chiamare in Italia, ma non so se lo useremo sinceramente. Qua altri menu loro. Il cestino. Qui c'è il nostro armadio. Con la cassaforte che non è piena purtroppo. E qua abbiamo già sistemato tutte le nostre cose varie. Qui ho messo tutte le mie mutande e le mie calze. Tutte belle ordinate. E infine il bagno. Che bisogna accendere da qua. Forse è già acceso. No, non è acceso, al contrario. Eccolo qui. Qui c'è lo specchio. Con le rose qua, tra l'altro faccio notare le rose. Il water, e purtroppo il bidet non c'è, quindi per me sarà una grande sofferenza, però ci hanno regalato sto coso qua con tutte le carte e tutti questi oggettini molto molto belli che userò e ruberò tutto quanto. E qua c'è la vasca. Purtroppo non essendoci la finestra c'è la ventola che si sente ancora perché non si è più spenta da quando l'abbiamo accesa. E niente, questo è tutto. Per restare sempre aggiornato su tutte le nostre novità, puoi seguirci su Twitter, Facebook, Instagram e ovviamente iscrivendovi al nostro canale YouTube. A presto!